qualcosa che abbiamo visto ieri è il fatto che nell'esempio di amplificatore con operazionali di cui abbiamo calcolato la funzione di trasferimento, abbiamo visto che alla fine se l'amplificazione dell'operazionale era abbastanza grande, si poteva trascurare completamente il valore dell'amplificazione stessa e invece ottenere un'amplificazione complessiva dipendente soltanto da un rapporto di due resistenze. Questa considerazione è un pochino più generale e deriva dal fatto che in molti circuiti si riesce a trascurare il valore dell'amplificazione dell'operazionale perché c'è un'altra considerazione che alla fine prevale, e che è il fatto che, come abbiamo visto all'inizio, il valore della tensione d'ingresso all'amplificatore, quando l'amplificatore funziona in zona lineare, è tipicamente una tensione molto piccola, trascurabile. Noi abbiamo fatto un esempio, abbiamo visto che se l'uscita vale meno di 15 volt in un UA741 che amplifica 250.000, allora la tensione d'ingresso è più piccola di 60 microvolt, che per i valori che comunemente abbiamo delle tensioni dei generatori possiamo tranquillamente considerare zero. Allora, sulla base di questa valutazione si può fare un'approssimazione piuttosto comoda per studiare gli amplificatori operazionali, che è l'approssimazione di cortocircuito virtuale. Vediamo di che si tratta. È molto semplice, in pratica si basa su fare questa coppia di ipotesi. La tensione d'ingresso dell'operazionale è 0 e la corrente d'ingresso dell'operazionale è anch'essa 0. Questa è l'approssimazione di cortocircuito virtuale. Come si giustifica? Si giustifica perché in zona lineare, regione lineare, quando la tensione di uscita è proporzionale alla tensione di ingresso, ovviamente VI sarà uguale a VU diviso a V, dove questa V è la VI è la tensione di ingresso differenziale, la V è quindi l'amplificazione differenziale. A questo punto, se AV è molto grande, se AV tende a infinito, allora VI tende a zero, e noi cerchiamo di porci in questa situazione. Supponiamo che l'amplificazione di tensione differenziale sia così grande che VI si possa considerare nullo. Cosa vuol dire nullo? Vuol dire molto più piccolo rispetto a tutte le altre tensioni in gioco nel circuito. Ok? Analogamente, la corrente d'ingresso è uguale alla tensione d'ingresso diviso la resistenza d'ingresso. Se RI è grande e VI tende a 0, ovviamente anche VII tende a 0. Quindi questa è la base rispetto alla quale noi consideriamo nulle la tensione d'ingresso e la corrente d'ingresso. Chiaramente, c'è un concetto importante in tutte le materie, insomma, nella lingua italiana, ma insomma in tutte le materie scientifiche, è che quando si dice grande o piccolo bisogna sempre avere presente rispetto a cosa grande o piccolo. Okay. In questo caso noi intendiamo piccolo 0, cioè piccolo rispetto alle altre tensioni sui nodi, e I con I uguale a 0 vuol dire trascurabile rispetto alle altre correnti che afferiscono allo stesso nodo, in modo che in una somma di correnti si possa sempre trascurare la corrente I con I e in una somma di tensioni si possa sempre trascurare V con I. Questo vuol dire nullo per noi. Un'altra cosa su cui vale la pena sottolineare
spendere due parole, è questo aggettivo virtuale. Che cosa vuol dire che il cortocircuito è virtuale? Perché non è un vero cortocircuito che c'è tra l'ingresso meno e l'ingresso più. Se questo è l'operazionale, immaginate, questa è la resistenza che vedo in ingresso, questa è la VI e la corrente I con I è questo. Noi diciamo che tra più e meno la tensione è nulla, ma non vuol dire che più e meno siano veramente in cortocircuito, perché tra di essi c'è una impedenza finita. Il fatto è che il circuito esterno fa sì che tra quei due nodi la tensione sia praticamente nulla. Quindi si comporta virtualmente come un cortocircuito, a parità di tensione, ma non è veramente un cortocircuito. Quindi non è un cortocircuito reale. La differenza principale è che in un cortocircuito reale potrebbe passare qualunque corrente con i tre due nodi, no? Invece in questo caso anche l'I con I è nulla. Va bene. Perché è utile questa cosa? Perché vedete che il fatto di considerare VI nullo vuol dire implicitamente considerare a V infinito e quindi non devo più utilizzare il valore dell'amplificazione di tensione nel valutare il comportamento di un circuito con operazionali. Facciamo un esempio, prendiamo il circuito di prima e guardiamolo con l'approssimazione cortocircuito virtuale. Quindi mettiamo un generatore di ingresso VS, chiamiamo VI la tensione di ingresso dell'operazionale, questa è l'R2, e questa corrente qui è la II. Allora, com'è che si usa il cortocircuito virtuale? Beh, ricordiamo le ipotesi quali sono. VI uguale a 0 e I con I uguale a 0. Detto questo, scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso. Quindi equazione alla maglia di ingresso. Ok? Allora, prendo la maglia d'ingresso, cosa faccio? Vs è uguale a, chiamiamola I1 questa corrente, R1 per I1, e poi meno VI, giusto? Allora, chiaramente nell'approssimazione di cortocircuito virtuale VI lo posso trascurare, no? Questo è trascurabile, quindi mi viene VS uguale R1 per I1. Quindi da qui posso ricavare I1, che è VS diviso R1. Quindi già per scrivere questa cosa ho dovuto applicare l'approssimazione cortocircuito virtuale. Fatto questo, scriviamo l'equazione al nodo meno, al nodo invertente, equazione al nodo invertente, quindi l'equazione di Kirchhoff, no? Invertente. Chiamiamo I2 questa corrente, e cosa mi dice questa equazione? Mi dice che I2, la corrente uscente, è uguale alla somma delle correnti entranti, cioè I1 più II. Però per l'approssimazione cortocircuito virtuale I con I è trascurabile e quindi mi viene soltanto I1. A questo punto posso scrivere l'equazione per V. E posso scrivere per V V uguale a la tensione sul nodo meno, che è meno VI, più, anzi meno ancora, la caduta sulla resistenza R2, che è R2 per I2. E anche qui di nuovo uso l'approssimazione di cortocircuito virtuale per trascurare VI. Vedete, in tutte le somme trascuro sia VI sia II. A questo punto ce l'ho
fatta, posso fare le sostituzioni. Qua mi viene meno R2, al posto, meno R2 per i 2 al posto di 2, posso mettere 1, al posto di 1 posso mettere VS diviso R1. Vedete, quindi l'amplificazione di tensione è diventata meno R2 su R1, che è la quantità che avevamo trovato prima. Va bene? Abbiamo potuto completamente... Beh, da qui si capisce che dipende solo dal circuito esterno. Noi l'amplificazione operazionale non lo utilizziamo mai. Che vuol dire? La consideriamo infinita, perché essendo infinita V è nullo. Ok? Questa è la cosa che facciamo. Dal punto di vista pratico, insomma, avrete notato anche voi che è molto più rapido la soluzione. Anche la impedenza d'ingresso è facile da calcolare, perché la resistenza d'ingresso è la resistenza vista da VS, ed è VS diviso la corrente che attraversa VS, che era la I1, e questo rapporto faceva R1, l'abbiamo già calcolato. E questo quindi è un risultato che si ottiene molto velocemente. Bene. Quindi l'approssimazione cortocircuito virtuale effettivamente mi consente di fare calcoli dei circuiti basati su operazionali in modo molto rapido. Quando vale e quando non vale? L'unica condizione è quella che abbiamo indicato prima, no? Quindi, cioè, perché valga, c'è bisogno che il sistema, l'amplificatore, sia in zona lineare, perché altrimenti non vale questa ipotesi, e poi oltre a quello l'amplificazione di tensione dell'operazionale sia molto alta. A quel punto la cosa è fattibile. Queste sono le uniche due condizioni che devono essere rispettate. Okay? Quindi poi nel fare le valutazioni e fare calcoli sui circuiti basandosi su questa approssimazione, c'è sempre da verificare a posteriori che effettivamente l'amplificazione sia abbastanza grande da poter adoperare l'approssimazione. In generale uno cerca di verificarlo a posteriori, è più semplice, quando uno ha già calcolato i numeri è più facile fare le verifiche. Allora, vediamo un altro circuito a questo punto. Sempre con operazionali, prendiamo l'amplificatore non invertente, un amplificatore che stavolta non inverte. Anche qui il circuito è semplice, io ho un amplificatore operazionale, una coppia di resistenze come prima che vanno sull'ingresso invertente e poi metto il generatore di ingresso qua. Allora, a questo punto usiamo direttamente l'approssimazione di cortocircuito virtuale. La sezione di uscita la prelevo all'uscita dell'operazionale. Va bene? Allora, scriviamo prima l'equazione alla maglia di ingresso, che vuol dire questa. Quindi abbiamo VS uguale a RS per questa corrente qui, è la corrente I con I. Giusto? E questa tensione qui è la tensione V con I, per RS I con I più VI più questa qua, questa corrente chiamiamola R1, no, I1, la corrente in R1 chiamiamola I1, quindi più R1 per I1, va bene? Allora, a questo punto noi possiamo adoperare l'approssimazione di cortocircuito virtuale per dire, va bene, questo termine I con I è nullo, quindi anche è moltiplicato per RS, e anche V con I è nullo. Quindi rimane I1
uguale a Vs diviso R1. Ora a questo punto I con I e anche questa corrente, questa qui chiamavano I con 2, facciamo la somma, facciamo l'equazione al nodo V- quindi d'ingresso invertente, abbiamo che la corrente uscente I1 è uguale a I2 più I1 più II, scusate, questo chiaramente II lo trascuro, quindi vuol dire che I1 è uguale a I2 e II lo trascuro di nuovo per il cortocircuito virtuale. Una volta che ho I2 posso calcolare facilmente V, perché V è uguale a R1 per I1 più R2 per I2. Quindi poiché R1 e R2 sono, I1 e I2 sono uguali, posso mettere in evidenza la somma di R1 più R2, posto di 1 ho Vs diviso R1. Quindi l'amplificazione viene V su Vs uguale R1 più R2 diviso R1. Va bene. Allora, possiamo calcolare adesso per comodità le impedenze ingresso ed uscita. Innanzitutto una considerazione veloce su questa. Vedete, in pratica è molto simile all'altra espressione. Questa la posso scrivere 1 più R2 diviso R1. Si chiama non invertente perché è positiva l'amplificazione stavolta, quindi non inverte la fase, mentre nell'altro caso invertiva la fase. Nel caso precedente veniva meno R2 su R1, stavolta viene più R2 su R1 più 1, quindi è un pochino più grande, però il valore esatto dipende poi dai valori delle resistenze ovviamente. Va bene, quindi per il momento la differenza principale sta nel fatto che è diverso il segno dal caso che abbiamo visto prima, c'è un'altra differenza che riguarda le impedenze, per vederla vediamo di fare il calcolo. La resistenza d'ingresso devo fare, torniamo al disegno precedente, Vs, immagino di mettere un generatore ideale, quindi tolgo la RS, devo fare Vs diviso la corrente I con I. La corrente I con I è nell'approssimazione nostra praticamente nulla, quindi la resistenza d'ingresso è praticamente infinita. Quindi Rin è uguale a Vs diviso II con RS che tende a 0, uguale a 0 perché devo supporre di avere un generatore ideale ed è praticamente infinita. Va bene? Questa è una differenza importante rispetto all'amplificatore invertente. Se vi ricordate, ricorda, nell'amplificatore invertente, e questa è la maggiore differenza, avevamo Rin uguale a R1. Stavolta non passa corrente nel generatore d'ingresso, perché la corrente del generatore d'ingresso è la corrente d'ingresso dell'operazionale, che è nulla. Questa è la differenza principale. Per la resistenza d'uscita, invece, non, in realtà in questa fase non possiamo dire tantissimo.
perché diciamo avremo più. Non possiamo dire tantissimo in questa fase, ci conviene fare il calcolo più avanti quando abbiamo fatto un pochino di teoria della reazione. Quindi in questa fase mi sa che mi conviene non aggiungere moltissimo. Sì, ecco, non è un punto su cui ritorniamo più avanti. E vi dico soltanto una cosa all'inizio. In pratica, diciamo, quello che vi posso dire è questo: è legato al discorso di avere un amplificatore operazionale il più possibile ideale, con una resistenza ad uscita bassa. E come vedremo tra un po', questo tipo di collegamento di R2 riduce ancora la resistenza d'uscita, quindi questa possiamo considerarla praticamente trascurabile. Possiamo considerarla nulla. Già si vuole bassa, di solito è bassa già in partenza, con questo tipo di collegamento viene ad essere praticamente trascurabile. Però per il momento non ve lo voglio dimostrare questo aspetto, perché poi ci torniamo più avanti. Tra poco e lì facciamo un esame un po' più dettagliato. Quindi per il momento approssimiamola come una resistenza d'uscita nulla. Vi voglio ricordare che in questo caso la resistenza d'uscita è uguale sia per l'amplificatore non invertente sia per l'amplificatore invertente. E questo si capisce perché la resistenza d'uscita si può immaginare di ottenere mettendo un generatore di prova all'uscita e spegnendo il generatore. Se spegnete il generatore, notate bene, i due amplificatori sono uguali, perché la differenza principale tra l'amplificatore non invertente e quello invertente è la posizione del generatore ingresso. In quello non invertente sta lì dove lo vedete, in quello invertente sta invece in serie R1. Però il circuito è praticamente lo stesso. Quando spengo il generatore, i due circuiti diventano identici. Quindi la resistenza d'uscita è uguale per tutti e due i circuiti. Che sia nulla, bisogna vederlo con un po' più di dettaglio adesso. Per il momento, se l'amplificatore operazionale ha un'uscita indipendente dal carico, a maggior ragione l'amplificatore non invertente ce l'ha, perché l'uscita dell'amplificatore invertente è l'uscita dell'operazionale. Quindi per il momento, diciamo, resistenza d'uscita praticamente nulla, non dipende dal carico. Dal carico ed è la stessa dell'amplificatore invertente. Uno in realtà si può a questo punto abbastanza facilmente sbizzarrire, nel senso che con l'amplificatore operazionale si fanno facilmente tante differenti operazioni sul segnale. Ed è anche un po' da quello che deriva il nome. Il nuovo amplificatore operazionale è proprio perché consente facilmente di svolgere operazioni sul segnale, quindi amplificare, invertire, sommare, integrare, derivare, eccetera, eccetera. Vediamo degli esempi semplici. L'esempio semplicissimo di sommatore è questo qua. Praticamente è un concetto analogo a quello di amplificatore invertente. Io voglio sommare tre tensioni, diciamo VU, V1, tensioni riferite a massa, V2 e V3. Metto tre resistenze uguali. E poi qua invece una resistenza tra l'ingresso invertente e l'uscita diversa. A che cosa mi serve questo ragionamento? Vedete che in pratica ora uso in modo più rapido l'approssimazione cortocircuito virtuale e che cosa mi...
aspettate, no, la icon i è in questa direzione, quindi le considero già nulle, e quindi che cosa vuol dire? Che per il cortocircuito virtuale VI è uguale a 0 e quindi la tensione ai capi di R1 è V1, quindi I1 posso scriverlo come V1 diviso R1, I2 è uguale a V2 diviso R1 e I3 è uguale a V3 diviso R1. A questo punto, di nuovo, per il cortocircuito virtuale I con I è uguale a 0, per cui la corrente, chiamiamola I con U, quella che passa in R2, è uguale alla somma di I1, I2 e I3. Per finire, la tensione di uscita per il cortocircuito virtuale VI è uguale a 0 e quindi la tensione di uscita la scrivo come 0 meno R2 per U, quindi meno R2 per U, che vuol dire meno R2 per la somma di queste tre correnti, ma siccome le resistenze R1 sono tutte uguali, la somma di quelle tre correnti è uguale a la somma delle tre tensioni diviso R1. Quindi vedete in pratica che la tensione di uscita è uguale alla somma di quelle tre tensioni per un coefficiente. Quindi faccio la somma e eventualmente anche un'amplificazione. Se le due resistenze le prendo uguali ottengo esattamente la somma, altrimenti ottengo la somma moltiplicata per un certo coefficiente. Ok? Potrei ottenere nello stesso modo anche una combinazione lineare, se metto invece di fare quell'R1 tutte e tre uguali, le prendo di valore diverso, posso ottenere una combinazione lineare delle tre tensioni di ingresso come voglio. Quindi, insomma, questo è un gioco abbastanza semplice da fare. Posso facilmente fare anche un'integrale, un circuito che si chiama integratore. Queste sono tutte funzioni che, quando avete fatto la teoria dei segnali, spesso avete visto nei blocchi lineari, no? E chiaramente se il segnale è analogico, nel blocco lineare si fa con cose di questo tipo. Il sommatore si fa tipicamente come abbiamo visto, l'integratore è un altro blocco classico. E si fa per esempio nel modo più semplice con un integratore, si chiama integratore di Miller, che è fatto utilizzando solo un operazionale, una capacità che sta tra l'ingresso invertente e l'uscita e una resistenza tra l'ingresso, tra il generatore ingresso e l'ingresso invertente. Quindi questa è. Il circuito è molto semplice e vediamo un po' come fa. Scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso. Abbiamo Vs uguale ad R per Is meno Vi. Questo è uguale a R per Is. Qui si semplifica per il cortocircuito virtuale. Poi abbiamo IC uguale a, beh, la corrente II è questa, quindi IC è uguale a IS più II, che è uguale a IS, anche II si può cancellare. E infine, per finire, V è uguale a meno VI meno. Beh, adesso qui che cosa ci va? Questo è questo dovresti ricordarlo. Facciamo una cosa a lato. La corrente della capacità è uguale a C per la derivata della tensione della capacità rispetto al tempo, con questo segno. Quindi quando I è positivo, la tensione sulla capacità cresce.
Allora, la tensione sulla capacità, se faccio l'integrale, mi viene Vc dt sarà uguale a Vc all'istante 0 più 1 su c, l'integrale da 0 a t di dc. Chiamiamo per esempio in t'. Quindi qui ci vuole Vi meno Vc dt, e Vc dt è Vc0 più l'integrale di 1 su c da 0 a t di ic di t' in dt'. Anche qui il termine Vi si può trascurare, e allora qui finisce, perché al posto di c posso sostituire s, ma al posto di s posso sostituire vs diviso r. Quindi l'espressione finale diventa V uguale a meno Vc di 0 più 1 su c, 1 su rc, per l'integrale da 0 a t di ic di t' in dt'. Quindi svolge l'integrale invertendo. Beh, qui non, perché non si vede che inverte? Perché ho dimenticato il meno qua. Questo è un meno, no? Devo sottrarre Vc, quindi qui ci va il meno anche qua. E quindi anche qua. Quindi questo è V di T. D'accordo? Ah, invece dell'integrale si può fare la derivata. Il circuito derivatore è come l'integratore praticamente. L'unica differenza è che scambio di posto la resistenza e la capacità. Quindi rispetto a questo circuito ho qua una capacità e qua una resistenza. Di nuovo, ci scrivo l'equazione alla maglia d'ingresso. Mi viene Vs uguale alla caduta sulla capacità. Se S è questo segno, è semplicemente C per... no, aspettate un attimo, dunque, no, perché qui sennò così devo scrivere l'integrale. Aspettate un secondo. Allora, ricapitoliamo un secondo. Ecco, scriviamo così. Questo è Vc. Allora, dovrei scrivere Vs uguale a Vc meno Vi. E che è uguale a Vc. Vi lo trascuro. Vc com'è legato a Is? Io so che la corrente Is in una capacità dipende dalla tensione ai capi della capacità in questo modo, è proporzionale alla derivata.
quindi e la costante di proporzionalità è la C. Quindi qui posso scrivere C, siccome VC è uguale a VS, posso scrivere C per DVS su DT. Questa è la IS. Poi scrivo l'equazione al nodo, al nodo invertente. E qui quindi avrò IS più I con I uguale a I con U. Quindi I con U è uguale a I con S, perché I con I è trascurabile. Una volta che ho I con U posso ricavare V. V viene uguale a meno VI meno R per U. Quindi di conseguenza trascuro VI per il motivo di prima e mi viene, come potete immaginare, meno R al posto di U devo mettere IS, al posto di S posso mettere C di VS su DT, quindi meno RC di VS su DT. Quindi vedete, la tensione di uscita è proporzionale alla derivata della tensione d'ingresso. Quindi questa operazione ha in ingresso un segnale, in uscita la sua derivata. Chiaramente poi c'è quel coefficiente a moltiplicare R per C che serve a far tornare le cose dimensionalmente, perché R per C dimensionalmente è un tempo e ho un tempo anche al denominatore, quindi dv su ds su un volt diviso tempo per un tempo mi dà un volt, come attenzione in volt, come quello che voglio. Ok, facciamo una pausa breve.